Buongiorno gente, benvenuti e bentornati sulla zona gameplay. Allora, era una buona settimana, se non di più, che non giocavo a... che non andavamo avanti con Alan Wake, quindi continuiamo la partita. Registreremo, avevo voglia, quindi registrerò un paio di episodi. Vabbè, la partita la divido in due, magari da 20 minuti ciascuno. Allora, vediamo dove eravamo rimasti. Il bulldozer era caduto dalla scogliera insieme all'ufficio. Speravo che Stacchi avesse fatto la stessa fine, ma non sarei restato lì per accertarmene. Allora, sì, eravamo arrivati praticamente qui alla cosa, come si chiama? Questo cos'è? Perché fa così questa cosa? E eravamo arrivati alla capannetta del taglialegna, era caduto giù il pezzo di casa. Andiamo un po' avanti. Urca, eccolo là. Ce n'erano altri. Eh sì, accendi, accendi. Con la B, con la B, con la B. Il problema però che... com'è che si faceva a scansare? Allora, ricarica, ok. E scansare così, ok. Non mi ricordo i tasti. Il dolore alla testa era insopportabile. Non avevo mai sparato fuori da un poligono. E avevo appena ucciso qualcuno o qualcosa. I corpi non c'erano, erano scomparsi. Se era un sogno, era così realistico da darmi la nausea. Direi più qualcosa che qualcuno. La torcia illuminò inquietanti graffiti dipinti a mano. Vicino era stata nascosta una cassa di rifornimenti. Perfetto. Allora, per scegliere le armi, la croce, ok. Poi qua, se non sbaglio, c'era un manoscritto. Forse l'avevo già raccolto. Mi sa di sì. Ok, andiamo avanti. Allora, questo qua per prendere la Y per ricaricare la cosa. Ok. Qui dobbiamo smadonare questo, mi sa. Per passare. Ok. Devo tenere. L'oscurità della foresta non era affatto invitante, ma non avevo scelta. Dovevo arrivare alla stazione di servizio. Eh sì, dovevamo arrivare alla stazione di servizio. Devo tenere d'occhio il tempo di registrazione per non sforare quei 20 minuti. È la Urca! stagione del coniglio. La stagione del coniglio te la do io il coniglio. Prendilo qua. Prendilo così il coniglio. Bello, eh? Che bei tre conigli che ti sei preso. Coglio le pile. Perfetto. Abbiamo 8 pile. Penso che devo scendere giù di là, però prima voglio controllare cosa c'è da queste parti. La ruspa qua speriamo che non si metta a camminare da sé. Qua c'è una strada principale, volendo io sarei andato di là nella vita reale. E questo pulsante serviva per cambiare, ok, l'inquadratura. Guarda qua, pagina. Sì, fammela leggere. Quale sarà questa? Rose sogna Wake a occhi aperti? Ma non credo. Che qual era? Questo qua l'avevo già letto. Attaccato dagli uccelli. Trova le pagine. Vabbè, chi se ne frega. Non mi ha indicato che abbiamo trovato una pagina. Cioè, non è venuto fuori l'avviso. Non importa. Di qua non si può scendere. Boh. Attenzione, ecco, lo sapevo io. Ho detto attenzione. Punto di controllo raggiunto. Andiamo avanti. Aspita. Da dove arrivano? E quello che diavolo era? Un corvo. Ammazzalo. No, sa che non si poteva fare. Io ho sprecato tre colpi per niente, vabbè. Tanto stiamo giocando in facile, quindi. Perché sto giocando in facile? Perché me la voglio godere la trama, la storia. Non,
Non ho voglia di impazzire con combattimenti stradifficili, robe Quando vidi il varie. fiume scorrere là sotto, qualcosa scattò nella mia mente. Capii Esatto. che dovevo trovare il modo di attraversare. L'acqua non volevo nemmeno guardarla. Quindi passiamo sopra il legnetto qua, il troncone. E dai, l'acqua è piuttosto poligonale, però non è fatta male, eh. Un po' poligonale. C'è qua? Niente di niente. Un geyser. Vabbè, torniamo indietro. Io, come dicevo, sicuramente di cui non ricordo, però sicuramente dicevo anche nei episodi scorsi, avevo già giocato un pezzo a questo gioco, ad Alan Wake, però sinceramente è passato così tanto tempo che mi ricordo a tratti quello che succede, quello che bisogna fare, ma ho dei buchi di memoria non indifferenti, quindi sicuramente riuscirò a godermelo lo stesso. Tipo questa cassa. Però non ci indica che cosa abbiamo raccolto. Rose sapeva di essersi fatta prendere dall'emozione, ma non le importava. Per lei, quel breve incontro con Alan Wake era stato l'apice della sua vita. Lo guardò mentre saliva in macchina con sua moglie. Era bella, sicura di sé, a suo agio con Wake, a differenza di Rose. Erano fatti l'uno per l'altra. Cioè, Avrebbe dato qualunque cosa per essere loro amica. Rose dovrebbe essere, se non sbaglio, la cosa, come si chiama? La cameriera. Sta che è posseduto, cos'è che Stachi dice? sputò sul pavimento del garage e cercò di schiarirsi le idee. Da quando la coppia non si era presentata per le chiavi, le cose erano diventate confuse. Sentì qualcosa, un presentimento. Poi guardò in alto e si trovò davanti a un orrore inconcepibile. Barcollò all'indietro, rovesciando una latta d'olio. Una macchia nera si sparse sul pavimento mentre lottava per un breve istante, lasciandosi poi andare all'inesorabile oscurità che lo inghiottiva. Caspita, che pacco. Però io ricordo che quando abbiamo iniziato, qualche tempo fa, che ho registrato il primo e il secondo episodio, ricordo che mi segnava i, anche se ce li ho già tutti segnati, i cosi, le pagine del manoscritto, mi ricordo che me lo indicava. Cioè che mi apriva la schermata direttamente su quello raccolto. Stachi era ancora là fuori, nel buio, che mi dava la caccia. Sì, ma questo Stacchi non è che si può incazzare così tanto solo perché abbia sbagliato casa, insomma. La centrale di servizio mi sa che è là. Ok, dobbiamo andare per forza a inoltrarci nel bosco. Ah, però c'è qualcosa qua, attenzione. Urca! Questo mi ha spaventato, eh. Carica, carica, Alano. Ma sei pazzo? Beh, oh, in modalità facile è tutta un'altra cosa, eh. O almeno per ora. Speriamo che prosegua così. Perché sinceramente già non ho molto tempo di giocare ai videogiochi. Poi se devo starli anche a impazzire. Lì ce lo prendiamo. So che è da Nabbi, ma oh. Qua c'è qualcosa. Eccolo lì. Vabbè, bisogna salire. C'è qualcosa sopra là. Mi sembra che arriviamo a un certo punto, poi arriveremo a un certo punto che si potrà guidare l'automobile. Sono mica tanto sicuro, però. Vabbè, andiamo su di qua.
Adesso un blocco di legno, vai. Però bisognerebbe andare a controllare anche da quelle parti. Là c'è una bella lampadona. Posseduti, sono posseduti. Eh sì. L'avevamo capito, eh? Nel senso. Cioè, insomma, non è che ci vuole molto a capirla che c'è qualcosa che non va. O sbaglio. Il bello che ci indica raccolta pile al litio. Cioè, proprio deve specificare che sono al litio, attenzione, perché sennò non andavano bene. Se erano al zinco carbone facevano schifo. Ok, possiamo scendere da qui, penso, senza farci male. Dai. Sì, bisogna andare di qua, mi sa che ci sono altri mostri qui. Le scale erano danneggiate. Dovevo trovare un altro modo per salire. Qua cosa c'è? Ma grande. Però abbiamo già raccolto il massimo. E invece la pistola lanciarazzi solo un colpo abbiamo. Pezzi di cani. Questo? Esamina. Mancava la corrente. Sicuramente c'era un generatore nel campo di legname. Sicuramente. Non è che ci cade in testa questo? Sembra di no, perfetto. Eccolo là, l'ho visto. Via, correre verso Tra tutti quegli attrezzi doveva pur esserci qualcosa che mi il. permettesse Eccoli di che arrivare in cima. arrivano. Qua mi sa che bisogna fare in frettissima. Urcazza la madosca. Vediamo. Ma cosa salti, cretino? Via. 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 Ne ho evitati due al volo. Certo che la telecamera è davvero bastarda, eh. Cioè, quando si avvicinano è difficile capire, prendere la mira. Sì, accendi. Se si faceva in fretta, secondo me si accendeva anche il faro, guardalo. Non questo, intendevo. Eccolo qua, lo sapevo che si accendeva il faro. Vabbè. Vediamo un po' cosa c'è dentro qua, né? Ecco, raccogli pagina del manoscritto, vediamo se ce la dà. No. Wake attaccato dagli uccelli, penso che è quando si arriva Li sentii a casa. prima di vederli. Piombavano dal cielo stridendo. Mi voltai proprio quando il nugolo era sopra di me. Per un attimo fissai un centinaio di occhi morti, perle nere che brillavano nel buio. Alzai la torcia e lo stormo esplose come fuochi d'artificio. Le piume bruciavano, si trasformavano in cenere. Le loro grida erano più forti delle mie. Ok. Oh, il fucile. Va bene, due colpi e basta. Vabbè, manteniamo la pistola per ora che abbiamo solo due colpi. Quando avremo un colpo in più, si può accendere la luce qua? Sono curioso. No. Hai. Premi il pulsantone, muovi il montacarichi. Ah, ecco.
Sì, forse questo pezzo me lo ricordo adesso. Ok, direi che va bene così. Saliamo di là. Vai Alano, bel salto, vai vai, salta, bravissimo. Dov'è che la punta sta maledetta torcia? Io vorrei sapere. Allora, qua c'è della luce. L'energia ce l'abbiamo bella piena, quindi... una radio. Però adesso le radio qua bisogna star qua ci appiccicati a... appiccicati addosso per ascoltare. Vabbè, ascoltiamocela con calma. Intanto mi faccio su una paglia. Sono uscito a prendere una boccata d'aria e che notte mi ha accolta. Molti di voi forse saranno già a letto, ma se siete ancora in piedi, approfittatene. Uscite e respirate pieni polmoni. C'è un tempo splendido, il cielo è limpido. Sì. È come se la foresta respirasse silenziosamente attorno a noi. Come sapete, sono un tipo notturno ed è in notti come questa che rimpiango di essere rinchiuso in uno studio. Voglia di vagare libero senza meta. E invece è come qui. D'altra parte, chi vi terrebbe compagnia per tutta la notte se non ci fossi? Oh, ma sembra che non sia il solo a fare le ore piccole. Amico, sei in onda? Ciao Pat, sono Maurice Orton. Ciao Maurice, che fai di bello? Beh, stavo portando fuori i topi. Certo, Ah, grazie è bellissimo là dell'informazione. fuori. Sì, ma Pat, ho chiamato perché Toby ha sentito qualcosa muoversi nel bosco ed è scappato a cercarlo. E ora non lo trovo più. Forse un coniglio. Certo, Toby ama i conigli. Sì, forse. Beh, ad ogni modo, se qualcuno dovesse trovare Toby, è pregato di riportarmelo. Il mio numero è sul collare. E Toby è un cane docile? Oh, Toby adora la gente. Ah. Di solito torna, ma eravamo molto lontani da casa ed era proprio scatenato. Cane fantastico, ma troppo stupido per badare a se stesso. Beh, Maurice, ora Toby è là fuori. Speriamo che torni presto. Bella Sì, grazie, considerazione che ha Pat. del suo cane. Buonanotte, amico. Ok. Niente, si è disperso sto cane, magari lo troveremo noi. Poi, qua c'è del giallo, quindi penso che qua ci sia qualcosa. Esatto. Qui, eccola qua. Abbiamo trovato un colpo, uno solo, che schifo. Credo che dobbiamo andare di qua. Una pagina del manoscritto, ok. Che però, come al solito, non ci dice qual è. Wake trova le pagine. Penso che sia questa. All'inizio sembrava trovassi le pagine per caso. Il libro di cui non avevo memoria era una profezia vera e terribile, o un atto creativo che aveva riscritto il mondo. Iniziai a cercare le pagine febbrilmente. Contenevano la risposta al mistero, la risposta che avrebbe potuto salvarmi, che avrebbe potuto salvare Alice. Ok, allora credo che quando schiaccio il pulsante Select mi evidenzia direttamente la pagina trovata. Perfetto, La stazione di servizio era vicina, la sua luce un baluardo nell'oscurità. vediamo se in questa... Urca. Colpa ai migliori! Il Bellyburster è senza dubbio il migliore. Il Sì. Monster Dog? È il secondo. Il Famous Dog? Il terzo? Terzo. Sono tutti pazzi veramente qua. Attenzione. Urca! No, io non volevo usare quello però. Maledetto. Ho usato un colpo dell'arma potente per niente. Che cretino. Vai che c'è una luce qua. No, è solo una pagina. Vabbè. La TV non è la stazione di servizio. Entrai nel garage della stazione di servizio. Era buio e silenzioso. C'era un gran disordine. Sembrava che qualcuno l'avesse messo sottosopra o che ci fosse stata una rissa. La luce filtrava nella stanza da una porta sul retro, dove mi diressi.
All'improvviso, venni accecato da una luce intensa. Una vecchia TV su uno scaffale si era accesa da sola. Incredibilmente, mi vidi sullo schermo, mentre parlavo come un pazzo. Oh. Vabbè, dai, vediamo se in questa puntata riusciamo ad arrivare giusto giusto a... al prossimo checkpoint. Magari non forse alla stazione di servizio, è un po' lontana, credo, ancora. Le pile, vabbè, ma io volevo il lancia... lanciarazzi. Vabbè. Ucci. Qui c'è una ruspazza. Urca! Fermo. Mai toccato nessuno. Un uomo come me ha bisogno di un pasto abbondante per sostenersi. Sì, tanto vanno giù Oh, oh! Vanno giù abbastanza facilmente. Qui c'è qualcosa. Ah, cacchio. Abbastanza, devo dire, abbastanza visibile. Bravissimo, pistola lanciarazzi. Però non mi devi cambiare l'arma, sennò io mi confondo, maledetto, e le spreco. Qua c'è qualcos'altro, eh. È giallo. No, mi sa che non c'è niente qua. Cautione, proced. Procedi a tuo rischio. Cazzi suoi. Vai, Alano. Questa è inquietante, sta macchina qua con sti dentoni. Eccoli che arrivano, via via via, via verso la luce. Vai, corri, Alano. Questo bosco è stupendo. E non c'è la luce, maledizione. Qui sì, però. Fucile, bella. La televisione. Accendi le luci. Si sta aprendo il cancello, ottimo. Le batterie, piena. Li ammazziamo quelli intanto, no? Sono spariti? Belli capelli. Andiamo a vedere la TV. Scienza rende immortali coloro che la fanno progredire per elevare il genere umano. Newton, Einstein, Sagan, principi fra gli uomini. Ma il prezzo di questa eredità è molto alto. A Night Springs. L'episodio di stasera, un suicidio quantico. Se la nostra vita è già scritta, ci vuole un grande coraggio per cambiarne il copione. Il dottor Barclay Colvin possiede tale coraggio e in una conferenza stampa lo dimostrerà. Signore e signori della stampa, sono il dottor Barclay Colvin e sono lieto che siate così numerosi qui al Moorcock Institute. Stasera potrete assistere a una dimostrazione pratica della teoria dei multimodi. Sì, come no. Come potete vedere, questa è una pistola 9 mm carica. Fa parte di un esperimento teorico. Ora, tradotto in pratica, conosciuto come suicidio quantico. Ma ha detto suicidio? È una pistola vera. Sta scherzando? Vi prego, state calmi. Non c'è alcun rischio. Osservate ciò che accade quando punto l'arma alla mia stessa testa. Ora penserete che questa pallottola sia solo uno scherzo. Non è così. Osservate il vaso. Sì. Si è rotto. Tuttavia, io stesso non posso ferirmi con questa pistola. È appena rotto il vaso. Ogni volta che premo il grilletto, due nuove realtà si diramano. Una in cui la pistola non ha sparato e una in cui l'ha fatto. Con questa macchina ho fatto in modo che sia sempre la prima realtà ad imporsi. Mi sono in questo modo conferito l'immortalità quantica. Non sarà mai possibile che questa pistola mi uccida. Ma, aspetti, aspetti. Lei sta dicendo che ogni volta che preme il grilletto, in un'altra realtà, lei muore? Sì,
Sì, certamente, ma è totalmente irrilevante. In ogni momento possono succedere un'infinità di cose e da qualche parte accadono sempre. Il punto è che questa cosa non è successa qui. Sì, sparati, sparati. Lei è malato, Colvin. Malato. Malato? Sparati. Ehi, questa roba doveva stare attaccata alla corrente. Ci sono inciampato. Ammirate l'immortalità quantica. Poteva anche dirlo il tizio, però. Non ti sparare che c'ho la spina in mano. Povero, povero dottor Colvin. Annientato dalla sua arroganza o dall'ignoranza delle masse. Forse non avrebbe dovuto aprire il vaso. Non avrebbe dovuto svegliare il mostro. La curiosità spesso uccide a Night Springs. E vabbè. Diciamo che era un po' tonto, eh. Allora, dai. Prendiamo questa pagina. Wake mente allo sceriffo. Il cottage su Cauldron Lake? Chiese. Lo sceriffo mi guardò con sospetto. La luce dell'alba filtrava dalle finestre dell'ufficio. Forse non sarei mai uscito vivo dal bosco senza il suo aiuto, ma non potevo raccontarle cosa fosse davvero successo quella notte. Avrebbe pensato stessi mentendo o delirando, mi avrebbe arrestato e non mi avrebbe aiutato a trovare Alice. Ok. Allora, dai ragazzi, prima di proseguire, qua è grave, eh. Direi di chiudere qua l'episodio, abbiamo totalizzato un 26 minuti, quindi... Dai, ci vediamo al prossimo. Credo che andrò avanti subito, li suddivido e via al volo così. Ciao, alla prossima.